Paleolitico per farvi attizzare, eh? Non sarebbe meglio fare una cosa un po' più recente, non lo so, Adamo ed Eva, per esempio, se non altro per evitare questa mise così pelosa, eh? Oh, Ma sì, Filippo, ho capito perfettamente che eravate lì per... Ma è che con quelle bestie addosso io non ci resisto, eh? No, Filippo, non cercate complicità con Teodoro, che è una povera vittima che si presta a fare il selvaggio per voi, eh? Guardate che si è capito. Ah, si è capito. Ma sì, bene anche, Filippo. Allora, sì. Signora, io andrei. Se non avete più bisogno di me, le mie 3 ore le ho fatte. Ah, sì, Teodoro, potete congedarvi. La signora ritiene che domani avranno ancora bisogno di me? Ma non lo so, Filippo, caro. Cosa dite? Affittiamo Teodoro anche per domani? Vi servirà per recitarvi? Non lo so, decide l'ora, non saprei. Ma caro, è necessario dirglielo perché lui è impegnato, eh? Sì, per l'appunto, guardi, domani devo fare l'asino dai signori Tavernier per le 18. Mi venga incontro. Sto già lavorando come una bestia tutti i giorni. Sono stanco. Perfetto. Fatto l'asino dai Tavernier per le 18, verso le 20. Questo qui. Delizioso. Potete venire a fare il porcellone da noi? Porcellone va bene, caro? Mi sembra che giovedì scorso ha sortito un certo effetto, no? Ma sì, porcellone va bene, anche se devo dire che il mandrillotto del mese scorso mi aveva dato un certo Decidetevi, mandrillotto o porcellone? Che cos'è? Un'acqua santiera qua dietro? Porcellone va bene. Perfetto, allora Teodoro, ci vediamo domani da noi per le 20 puntuale. Addio, porcellone. Ossequi, signore. Arrivederci, Teodoro. Filippo, mio caro, come vedete le stiamo tentando tutte. Sì, lo so, Juliette, lo so. E vi sono mille volte grato, Juliette, fin dal giorno in cui mi accoglieste come vostro sposo. Bravo, caro, bravo. Bravo, bravo, senza vantarmi, grazie a me oggi sapete vivere. Calzate i guanti, curate le vostre mani. Non alzate più le sottane alla cameriera per vedere che cosa c'è sotto. Non vi soffiate più il naso con le dita. Sì, insomma, devo dire, non siete più quel burino che ho sposato tanti anni fa. Però, Filippo, avete ancora tante mancanze. Mai un pensiero gentile, mai una carezza tiepida, mai un fiore, mai una sveltina in ascensore. Filippo, cosa c'è che non va del mio corpo? No, di corpo andate bene, piccola mia. E me che accuso, Giulietti, io sono un uomo finito. Sono un uomo fallito, non si può andare avanti così. Che cosa avete intenzione di fare? Filippo, caro, io sono la vostra moglie adorata, come posso abbandonarvi voi? Voi mi avete chiesto comprensione, mi avete chiesto di amarvi, mi avete chiesto di restarvi accanto per tutta la vita. Quello che non ho capito però è, rimanendo fedele o potendo... No. Fedele? Fedele? Fedelissima. No, assolutamente no. No, lungi da me una cosa di questo. No. Ci siamo capiti male, evidentemente. Ma che cosa mi ha chiesto? Ma lei che numero ha fatto, scusi? Juliette, basta! È un incubo! Filippo,
Ricominciamo da capo, volete? Sì, ricominciamo da capo. Tentiamo ancora una volta. Tentiamo ancora, sì. Inginocchiatevi dunque e accomodate il vostro capo su questi morbidi guanciali, Philippe, corteggiatemi. Non lo so, inventate delle parole nuove, Philippe. Fatemi una dichiarazione d'amore. Oh, Juliette, io gusto le ore passate con voi come fossero mele renette. Ma che... pallide sensazioni, insomma basta Philippe, fate una cosa qualunque, battete le mani, sì, ballate, ritmicamente o a briglia sciolta, così come fate, così va bene, sì. Eccitando, ah! Capirai, forza, via, uno, bacio, due, respiro, e di nuovo bacio, tre, respiro, quattro, via, di nuovo bacio, cinque, via, aggiungo le braccia, sette, sì. Otto, via, sì. Correte come, sì, per inseguirmi, Philippe, siete il mio maschio, sì. Philippe, batto sempre le manine, siete il mio uomo, sono uomo, siete il mio cacciatore, io sono la preda, un'eccitatina, Philippe. Ah! Capirai, forza, siete il mio padrone, io sono la schiava. Sono la schiava io. No, sono io la schiava, Philippe. Sì, negato, la schiava, sì, forza. Sì. Siete il mio condottiero, Philippe. Sì. Il mio capitano. Sì. Capitano, Philippe. Sì. Capitano. Sì. Capitano. Sì. Sono il capitano a capo. Sono il terrore di tutti i mari. Moby Dick sarà mia! Sarò qui per te, Moby Dick! Dove sei, Moby Dick? Marinai! Fai la balena, giù! Io! Fai la balena! Quest'oncia d'oro spagnola a chiunque di voi mi segnali quella balena bianca! Io tre buchi e la pinna dritta della coda! Capitano! No, vieni su, fai il secondo! Capitano, animo nobile! Capitano, animo nobile, in nome di Dio, torniamo a casa, questa è una pazzia diabolica! Giobbalena! A capo e a capo per sempre! Vieni su, capitano, vieni su! Capitano, la balena giù in fondo, i pesci cani stringono! Arranca! A te vengo, balena! Bella balenottera mia! Così fino all'ultimo, io lotto con te! Sputo ancora, tesoro, ti attizza? Mi attizza, sì! Bene! Al cuore dell'inferno io ti trafiggo e domandoti cos'è, lancio il rampone! Dov'è? Dov'è? È scomparsa tra i flutti, non la vedo più, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove è andata la mia adorata Juliette? La mia piccola, innocente Juliette? Oh, Juliette! Romeo rinnega il tuo nome, cos'è un nome? Una rosa è una rosa anche con altro nome. Romeo rinuncia al tuo nome e allora ti chiamerò Trottolino amoroso e Dudu da da da. Romeo, Romeo, mi ami, Romeo. Minghi? Oh, Giulietta, Giulietta, la notte ha bruciato le sue candele. Io vorrei che domani il sole sorgesse accanto a te. Domani, 28 ottobre, il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 18.30, subito dopo Bim Bum Bam. Domani, Giulietta, si festeggia Santa Foca. Auguri a tutte le foche! Dice il saggio cinese, ci risiamo col coglionazzo cinese! Insomma, basta, Giulietta! Cosa credete che sia facile per me? Ce la sto mettendo tutta io! Dopo tutto quello che sono costretta a fare, cosa devo dirvi anche grazie? Zitta, dovete stare, zitta! No, che non sto zitta, Philippe, non c'è bisogno di scaldarsi così, Philippe, io sono stanca di voi e sono stufa di queste vostre continue... Ah. Ah. Continue pagliacciate per attizzarvi! Io non so più che cosa... Gamento con i campi di calcio per trasmettere i secondi tempi. Voglio giocare con te, Bubu! Passiamo ora a una notizia dall'interno. Il presidente della Nuvenia Pochi! Estrazioni del Lotto. Bari 8, Milano 8.
8. Roma 8, insomma, finì. E le scimmie no, e la balena no, e il sadomaso no, e il diavolo che te carica no. E questo non mi piace, quell'altro non lo voglio, quello non va bene, regà, domani sole c'ho e non ce la faccio più. Avanti, ah! No, basta, basta, è finita, è finita! Non c'è più speranza per noi due. Ah. Levata camsella. La camsella gnor no, gnor no. E levata camsella. La camsella gnor no, gnor no. Se nulla voleva, mon me ne vada qua. Se nulla voleva, mon me ne vada qua. La camassella me l'ha geluata, tatillo contento fa quelle che vuom. La camassella me l'ha geluata, tatillo contento fa quelle che vuo. Che vuo. Sia benedetta mamma te, quando c'è marito. Sia benedetta mamma te, quando c'è marito. Filì, finalmente Filì, ma quanta grazia di Dio, Filì. No, 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 non fate la ritrosa, Filì. Oh! Avvertiamo i gentili spettatori che la visione delle scene che seguiranno è altamente sconsigliata a causa del contenuto particolarmente... particolarmente, diciamo... Zozzo, eh? Lo so. Lo so. Non è che c'è altro modo per definire quello che stiamo per fare, perciò scusate, io sono costretta ad escludervi dalla visione di quanto succederà. Lo so, lo so, sareste curiosi di sapere che cosa faremo, ma d'altra parte queste cose succedono soltanto una volta nella vita e bisogna prendere, come si dice, la palla al balzo. Perciò scusate, ci vediamo più tardi dopo. Buonasera. Buonasera. Grazie. Oh. Buonasera. Grazie. Sera. Chiedo scusa per questa piccola interruzione dello spettacolo. Sono cose che non dovrebbero accadere in un teatro serio. Ad ogni modo, non temete, io a questo punto vi spiegherò tutto quello che stanno facendo alle mie spalle. Mi rendo conto perfettamente, avete pagato il biglietto, è giusto quindi che tutti gli spettatori godano di... godano di questo particolare incontro che si sta svolgendo alle mie spalle. Ecco, vediamo infatti che... Mamma mia. Ecco, siamo in attesa.
Ecco, l'incontro è appena iniziato. In questo momento sono proprio al centro. L'iniziativa è costantemente nelle mani di lei, nelle mani, appannaggio di lei. Ecco, lui si fa avanti, ottima entrata al centro. No! No, ma è lungo, fuori, 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 fuori. Ecco lei di nuovo alla battuta. Ricordiamo per l'appunto che a battere è lei. Batte lei. No, la prima palla è fuori. Stupenda! Seconda palla, lei sta facendo veramente un ottimo servizio. E siamo al cambio di palle. Cambio di palle, lui cambia le palle con le palle nuove. In effetti il giocatore è tutta un'altra cosa. Il gioco va avanti, il ritmo si fa sempre più serrato. Siamo al clou di questo incontro. No! Purtroppo lui è venuto troppo presto a rete. Ma a questo punto direi di farvi assistere dal vivo alle ultime fasi dell'incontro, perché merita. Siamo giunti al termine, alla conclusione dell'incontro in questo preciso istante con il punteggio di 6-2-6-4. Gioco, partita, incontro. Netta sconfitta dunque del giocatore, al quale chiediamo il perché. Il perché di questo improvvisa cala di formo. Il perché di questo improvvisa cala di forme. Già stata fissata la data del prossimo incontro, adesso non ricordo esattamente quando, comunque penso che verso metà della prossima settimana noi riusciremo a fare un secondo incontro, durante il quale io prevedo di... No, non me li gonfi tanto qui di lato, eh? Prego? Non me li gonfi tanto di lato, però. Vanno un pochino gonfiati qui, eh? Ma mi fa palloncino, capito? Si portano così indietro, così? Le leghiamo così con l'elastichino. Più liscio, ecco, tranquillo. Facciamo un codino così che vanno mossi. No, senza codino, liscio proprio. Ecco, diciamo che vanno mossi da moda di quest'anno, si portano perfisco così. Liscio, prego. D'accordo, come volerei, non ci sono problemi. Sì. Facciamo le mani? No. No, allora me le faccio io. Fili, perché non è più come una volta, quando bastava uno sguardo? Una carezza. Juliette, come vorrei che ricominciasse tutto da capo. Vi ricordate la prima volta che vi incontrai? Fu un'apparizione. Eravate meravigliose. Eravate stupenda. Eravate divina. Siete più bella che mai. Vi ho invitata a teatro per vedere il trio. Volete sentire Lopez quando fa il papa? Come fa? Cari fratelli e sorelle, oggi è un giorno di vicissitudini. Sì, lo fate benino, anche se non ci avete messo l'eco. E la Marchesini? Quando fa quel personaggio, quello con la cofana in testa, fatemelo sentire, lo sapete fare. Che siccome che sono ciecata... Juliette, parliamo seriamente. Allora, signora Juliette, voglio farvi una domanda. Volete diventare mia moglie? Avete 30 secondi per rispondere. Forza. Rispondete. Oh, Philippe, ditemelo in un modo più seducente, non lo so. Desidero sposarvi. Non mi fate ridere. No, eh? Eppure io vi ho conquistata. Non potete negarlo. Quanto mattizza stomo. Juliette, io vi amo. Noi ci sposeremo e saremo felici. Giuliette, Filippe, carucce! Siete qui, quanto mi piace il trio, quanto ho riso su sta cosa del tennis! Specie sulla storia delle due palle. Ah, ci sono cascata in pieno, eh? A te ti piace il trio, Pratico? Sì. Zia, proprio ora Filippo mi ha chiesto di sposarlo. Che spose questo qui? Diteglielo, mi ha fatto una splendida dichiarazione. Sì, voglio sposarlo. Ma questo c'ha il pistolino caricato al sante. Oh, non badate a quello che dice sta zitellona. Io vedo che voi siete imbarazzato. Mi sembra che vogliate andarvene. Sono le tre, devo fare i miei bisogni. Ah.
questo bacio è interminabile. Baciare un palo sarebbe più eccitante. Io mi staccherei, ma non vorrei essere il primo. Tra l'altro poi mi si è informicolito il piede. Mi sta prendendo un abbiocco tremendo proprio. Chissà se se ne accorge. Chissà che ore sono, perché non succede qualcosa. Perché non arriva qualcuno? Suonasse il campanello. Oh! Signori Montagnier, i miei omaggi. Immagino voi siate il futuro papà e la futura mamma, sì? Oddio, la sorpresa che aspettavo! Sì. Papà, mamma? Juliette, cos'è? Un nuovo gioco che avete inventato? No, 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 è la soluzione dei nostri problemi! Signori Montagnier? Sì? I miei omaggi. Immagino voi siate il futuro papà e la futura mamma, sì? Ah, sì, sì! Sì. Vedete, Frigidone, quando ho capito che non c'era più nulla da fare, che a voi non sarebbe più riuscito di innalzare la bandiera sul vostro pennacchio vittorioso, ho capito che adottare un bambino ci avrebbe ridato quella gioia. Abbracciatemi, figli! Che il Signore non ci ha mai riservato ed ora finalmente lo avremo tutto per noi! Juliette, ma voi pensate veramente che la nostra vita cambierà? Sì, 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 sì! Abbracciatemi! Ma è meraviglioso! Oh, Philippe! Signori Montagnier? Sì? I miei omaggi. Immagino voi siate il futuro papà e la futura mamma, sì? Ah, sì, 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 sì. Ascoltate, Juliette, voglio farvi una domanda. Tutto questo voi l'avete fatto per amore? Rispondendo prima ad un'altra domanda. La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Ma la vita è un sogno se ci riserva queste sorprese! Signori Montagnier? Oh, scusate. Oh, scusate, scusate. Vi abbiamo lasciato sulla porta, non ci siamo presentati, non vi abbiamo neanche chiesto come vi chiamate. Io Andrei. Ma dove andate? Ah, oh, no, 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 no. Siete appena arrivato, sedetevi piuttosto e diteci come vi chiamate. Andrei. Ma vi dico di no. Ma sì, Andrei. Ma no, 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 no. Insisto che vi tratteniate almeno fino a quando ci avrete lasciato il bambino. Su, via, siate buono, signor... Come avete detto che vi chiamate? Andrei. Oh, signore, ma come testardo, Ma sì, poi vada, vada dove vuole. L'importante è che ci lasci il bambino. Dimora calma e tranquilla. Sarà un maschietto o una femminuccia? Arredamento borghese, ambiente confortevole, finestre luminose, aria buona. Buona, 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 buona. Colore chiaro, gusto inconfondibile. Questo è Glen Grant. Che nome avrà? Andrei. Ancora? Ma vediamo il resto della casa. Tesoro, molto tesoro, interessante. Ma perché non se ne va? Continua Fantastico. A dire Andrei. No, vedi, mio colonna, Andrei è il suo nome. Complimenti! Casa meravigliosa, cucina splendida, il bagno pulito, lindo. Dove passa Mastro Lindo? Che pulito, che splendore. Mi permettano. Vorrei cercare di stabilire se per far crescere un bimbo questa è la casa ideale. E per fare questo ho bisogno di raccogliere alcune notizie. GR2 Notizie. Assai soddisfacenti le condizioni dei genitori. Osservate il papà. Il padre ideale, il padre buono, il padre dolce, il padre tenero, così tenero che si taglia con un grissì. Madame, mi vuole lasciare solo in intimità con suo marito? Lei si può ritenere libera. Bella. Libera. Bella. Libera. Bella. Libera e bella. Libera e bella, libera e bella, libera e bella, 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 bella nei capelli e libera, libera, dalla forfora vada via. Beh, quando è così me ne vado con l'inchino, è il momento del crodino. E allora dai, 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 stappa un crodino. Dunque lei sta per diventare mamma. No. Come no? Allora come mai adotta un bambino? Ah, perché mi piacciono i bambini. Dunque è un'ottima mamma, faccia entrare suo marito. No, sono io,
somigliante, due gocce d'acqua. Signor Montagnier, lei è il marito di sua moglie. Sì. E sua moglie? È mio marito. È mia moglie. Bene, confusione di ruoli, disordine di carattere sessuale. Signor Montagnier, è da molto tempo che lei si nasconde dietro i cespugli per spiare le coppie che amoreggiano ai giardini? No! No! Bene, perversione recente. Signor Montagnier, la sua vita familiare scorre bene? Voglio dire, è sufficientemente scurrile? Ma sì, la mia vita con Giulietta è abbastanza serena. Certo, c'è un gran vuoto fra noi, e forse è vero. Quello che ci è sempre mancato è un figlio. Che cos'è la vita familiare senza il pianto di un bimbo? Vede, quando abbiamo perso le speranze di avere un bambino, io le confesso che ho lasciato alle spalle tutto. Ho lasciato ogni entusiasmo. Ho lasciato ogni certezza. Ho lasciato gli amici. Ho lasciato la casa. Ho lasciato la mamma mia. L'ho lasciata per fare il soldato. Tapim, tapim, tapum. Tapim, tapim, tapum. Lei è un uomo molto sensibile. Mi ha dato un'emozione grande che non avevo mai provato prima d'ora. Sono così rari nella vita momenti come questi che si vorrebbe non finissero mai. A volte ci si vergogna di certe debolezze. Si pensa che un uomo non debba perdere mai. Se anche nel suo cuore è scattata la scintilla che si è accesa in me, telefonami. Questa sera, ore passi, sono sempre in casa, io ciao bella. Che sarà di me? Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Mi hanno mandata a chiamare ed sono accorsa subito. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Virgola. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Recitando a pappagallo ciò che era scritto sul copione. Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Cosa accade? Che ne so? Cosa accade? Bene, 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 proprio lei. Gradirei sapere alcune informazioni sulla vita coniugale dei signori Montagnier. Litigano mai? Oh, li vedesse! Oh, come vanno da... li vedesse, come vanno d'accordo, due colombelle, due pigioncini, sì, interpretando come una cagna l'esclamazione di stupore, punto, salve, dopo, salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnier, adesso. Lei, come tutte le cameriere, immagino amoreggerà col signor Montagnier. È molto tempo che dura questo rapporto? Tutta casa e chiesa, tutta casa.
casa e chiesa, mai un apprezzamento, staracchia che sono. Chi vuole che mi si inchi? Chi vuole che mi si inchi? Evitando di dire la parolaccia che aveva in mente. Salve! No, salve! Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Madonna, che sonnolenza sta parlata molesta, precipitando sul divano giù, tutta spappardellata come una pera cotta. Salve! Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Non devo dire altro, io ho finito la battuta. Lei mente. Lei è la concubina del signor Montagnier, si decida ad ammetterlo. Sono la cameriera dei signori secca, sono la cameriera secca, salve, sono la cameriera dei signori secchi, sono salve. Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Vorrei sapere informazioni, descrizioni, indiscrezioni, tutto quello che finisce in oni. La cameriera secca sono, questa è. Non è che il pranzo è servito, la signora arriva subito e... Oh, mi vogliono dare i cappotti. Si accomodano, si accomodano, si accomodano, Salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Sono la cameriera secca dei signori Montagnier, producendo un abbiocco mostruoso sugli spettatori e inducendoli a richiedere il rimborso del biglietto alla cassa. Salve! Sono la cameriera secca dei signori Montagnier. E basta così, ho finito, io me ne vado, arrivederci, grazie. L'entrata di questo personaggio. Questa entrata poteva essere evitata. Perché non tagliarla allora? Sarà raccomandata questa cagna com'è? Esco, ho finito, me ne vado. Sta bella parte che ho fatto. Che soddisfazione. Ogni sera meglio. Ogni sera meglio. Ho finito, me ne vado adesso. Salve!
sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Ho finito adesso, me ne vado del tutto. Sta figuraccia che ho fatto. Come ho recitato? Come vai? Sta figuraccia che ho fatto. È buio qua dietro, cado, cado, cado! Famiglia Bislacca. Non ne caverò nulla. Fino a mezzanotte così. Dov'è il nostro bambino? Dov'è quell'angelo del nostro nipotino? Buonasera, siamo i genitori di Giulietta. Ma dunque voi sareste i futuri nonni? Sì, per l'esattezza. E ameremo il piccino come e più che nostro figlio. Oh, che gioia! Siamo sempre stati una coppia molto unita. Ci siamo legati per un attimo, per un momento. Che cosa è successo? Ho perso il ritmo io. Dove sei arrivato? Diventare una cosa sola. Cosa sola, pausa, via. Uniti per sempre nella buona e nella cattiva sorte finché morte non ci separi. È venuta bene. Sediamoci. Così? Legame saldo, coppia molto unita. Voi siete i signori? Vinaville. Lo so, la battuta è terribilmente banale, anche perché l'ha detta mio marito, ma purtroppo ci chiamiamo così. Vinaville. Se questa è la vitalità che riverserete sul vostro nipotino, sono convinto che ne uscirà completamente rinvigorito. E voi? Voi verreste a trovarlo spesso? Spesso! Ma ogni momento possibile, anche se per arrivare fino a casa sua, dove abitiamo noi? Noi abitiamo in provincia, capisci? È un viaggio scomodissimo, non le dico quello che abbiamo sofferto oggi in treno. I nostri si sono fiandati nello stesso medesimo scompartimento, pensi? E quello metti i bagagli di qua, metti i bagagli di là, metti i bagagli di sopra, metti i bagagli di sotto. C'era un tale villano che non ne voleva sapere di cedere il posto a una signora per grazia che posso essere perché si sa. Per noi ci vuole sempre una matrimoniale in tutto. Insomma, la bella e meglio ci siamo seduti, oddio, mi si è smagliata la calza! Mi fa riemergere per cortesia? Mi scusi, un'ultima domanda. Ma... Le rispondo subito, guardi! Io preferirei che questo nipotino fosse una femminuccia, mi sono già abituata con mia figlia Giulietta, capisce? Però le dico la sincera verità, guardi! Che succede? È il suo momentino di riposo. Venga, venga. Approfittiamo per parlare mentre il sidecar dorme. Dunque, è molto tempo che è sposato col baule qui? 30 anni. 30 anni. Presa nuova o usata? Usata, sì. Di seconda mano, guardi, quando l'ho presa era ridotta da buttar via. Poi piano piano mi ci sono dedicato, ho rifatto i pezzi uno per uno, lei la vede così, ma è completamente rifatta. Tutta rifatta, guardi, sono tutta tirata. Mi hanno tirata qua, sono piena di carrucole. La sera, quando mollo gli ormeggi, mi crollano questi budini proprio. Mi sballongiolano queste linguazze di pelle. Avevo delle matasse di pelle, delle rughe plissettate. Ha presente la pelle di un elefante, guardi, per farle capire meglio. Tra una ruga e l'altra, l'erba mi cresceva, ma rigogliosa, 10 anni fa mio marito ha perso il passaporto, sa dove l'abbiamo ritrovato? Qua sotto! Sotto la ruga del mio sottomento! Oh, ma non perché mi sento
certamente una vecchia babbiona. Io volevo stringere la mano, ma mi sta portando via. Arrivederci. 30 anni che vivo così. Non la sopporto più. Non c'è dubbio che si tratti di una famiglia bislacca. Sono senz'altro degli originali. Ammetto che non è assolutamente facile trarre degli indizi che possano dare maggiori chiarimenti su una situazione già tanto ingarbugliata, non soltanto per l'impossibilità di trarre conclusioni su questa strana coppia che sono il signor Filippo e la signora Juliette, ma poi per non parlare dell'assoluta vaghezza, nonché dell'impossibilità di comunicare di questa assurda domestica che non mi ha fornito alcun chiarimento. E per finire poi con quest'ultima coppia che non mi ha fornito alcun chiarimento. Allora mi domando chi... Becille, dovrebbe darmi qualche delucidazione utile. Ma forse, a pensarci bene... Ecco perché nessuno ha mai affidato loro un bimbo. Già qualcun altro deve essersi accorto che qualcosa in quella casa non funziona. Ancora un'ultima riflessione, dopodiché parlerò alla coppia. Allora, siamo la coppia giusta per adottare il bambino? Per quanto mi riguarda, sono giunto a questa conclusione. Il bambino... Che succede? È rosso. Ah. Converrete con me che il bimbo ha bisogno di un porto sicuro? È stato già abbandonato, prima in orfanotrofio, poi in collegio, poi sbattuto da una parte, poi dall'altra, e di sopra, e di sotto, e di qua, e di là, e su, e giù, e qua, e là, e qua. Mi saluti la Polonia. Allora, avremo il bambino? Non ci faccia penare. Il bambino? Ebbene, la mia risposta è sì. E dunque la quieta unione che regna in questa casa sarà allietata dallo spirito di questo pargolo e così la pace sarà sempre con voi. E con il suo spirito. Scambiatevi un segno di pace, grazie. Oh, Juliette, leviamo in alto i nostri cuori per ringraziare il Signore di questa grande gioia. Mia moglie lo laverà, mia moglie lo nutrirà, mia moglie lo pulirà. Mia moglie farà tutto. Eccolo, latte, pareva che non c'era la fregatura.
Taci, donna peccatrice. Il bimbo l'hai voluto tu e ora te lo cucchi. No, 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 no. Sta scritto! Dalla prima lettera di Giovanni al paese dei puffi. Ed egli disse, la donna partorirà con dolore e l'uomo, finalmente libero, potrà uscire la sera, andare a divertirsi una sera a biliardo, fare tardi con gli amici, anche una scappatella, perché no, se la concederà, la concederà. La donna invece rimane a casa ad accudire il bimbo e alle faccende domestiche. L'uomo è diverso, l'uomo è cacciatore, l'uomo ha le sue necessità, l'uomo ha le sue esigenze, la donna no. E non, no. La donna rimane a casa, seduta ad aspettare, fedele come un cane, bro. Sta dando di matto, perdonalo perché non sa quello che dice. Sei tu che stai farneticando la bandaia. Sei il solito volgare, cafone, mi offendi anche davanti agli altri. E zitta, o ti farò tacere io con un paio di scaffi, Iena. Ti folgo, cialtrona. Cornuto. Non ti permetto, no, di... Ha cominciato lui, ha cominciato. Ma... Mi permettano, ma noto un lieve dissapore tra voi. Non vorrei essere costretto a rivedere la mia posizione sul bimbo. Giulietta! Philippe! Giulietta! Philippe! Giulietta, lo costringe a rivelare in quale marcia cloaca ti ho pescata, pescata, eh? Pescata! Vorrei proprio sapere chi di noi due ha pescato l'altro! Giulietta! Silenzio, dico tutto, Vogliamo cominciare da tuo padre? Ah, per non parlare della madre di un imbecille di nostra conoscenza! Oh, buonasera. No, oh, cosa sera? Oh. Basta! La mia pazienza ha un limite! Ecco una cialtrona, figlia di ladri, che mi chiama parassita, mi punzecchia, mi ferisce, mi tormenta a fuoco lento. Mi chiama parassita, mi ferisce, mi tormenta a fuoco lento. Che cosa stavo dicendo? Non seguiva? Seguivo così, in generale. La serie degli aggettivi non ho capito. Non ho capito una serie degli aggettivi. Cialtrona, parassita, figlia di ladri. No, no, suggerisca lei. Stava suggerendo. No, ma poco sono girato, ma sento. Lei suggerisce. Deve fare di testa sua lei. No, non cerchi aiuti. Cosa dico domani ai suoi genitori quando vengono al colloquio? Me lo dica lei. Io che ne so. Giulietta, io sto perdendo la pazienza, eh? Andrai, lo vede. Mio marito mi detesta. Ma no. Sì, sì, mi ha sempre considerata un volatile starnazzante. Ma no. Sì, invece. Coraggio, si sieda qua. Dove? Qua. No. No, mi lasci, voglio deambulare. Fili, sono stanca di questa esistenza grigia che conduco accanto a voi. Siete un uomo meschino, freddo, banale, noioso, Fili. Voi mi avete ingannata, sì, mi avete tradita. Io sono una donna tradita, sono la regina delle donne tradite, io. Io sono... Cleopatra. Oddio mio! Sono una donna tradita. Sono la regina delle donne tradite. Io sono Cleopatra. Sostenetemi, ora via.
Sono la regina delle donne tradite. Io sono... Oh. Oh. Cleopatra! Oh. Sostenetemi! Io desidero morire! Il mio scettro dovrei scagliare in faccia gli dei maligni fili! Siete un uomo banale! Mai un ricevimento, mai un teatro, mai all'opera! Mai una lampada! Fili! Oddio mio! Fili! 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 Oh, fili! 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 Basta! È ora di finirla! Non ti sopporto più! Mi hai rovinato l'esistenza! Basta! Non ti sopporto più! Prendi questo! E questo! Tieni! Basta! Ehi voi, maledetti topastri! Non mi ridurrete in polpettine! Muore! Ha dato qualche stimolo questa litigata. Oh, finalmente, Fili, 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 una palpatina, Fili. Baciatemi. Mamma cacchina. Mi spiace dare questo lieve imbarazzo, ma purtroppo ho urgenza di fare popò. Scappa popò, Mamussi. Papussi, vorresti essere così cortese da condurmi tu a fare popò? Prego? Sì, sono io il vostro bimbo adorato. Sono io quel pupatellone che stavate aspettando. È l'agenzia che mi manda. Mi chiamo Andrei. Ho sempre vissuto in orfanotrofio. Non ho mai conosciuto i miei genitori. Mai una carezza. Mai un bacetto. Dietro questo aspetto da scapolone impenitente si nasconde l'animo di un pargoletto. Un senza famiglia, un incompreso. David Copperfield. Oliver Twist. Piccola vedetta lombarda. Insomma, un po' tutta la letteratura sfigata di fine secolo. E sono contento. Sono contento di aver trovato un papà e una mamma che possano lenire con le loro coccolette quella bua profonda che ho nel cuore. Sono io il vostro figlio adorato. Ho la veneranda età di 45 anni. È più grande di noi, tesoro. Non è questo.
pantalone vecchio della mamma. Ma quante coccoline, coccoline! Ma quante coccoline, coccoline! Venga in braccio a papà! Filippo, è tuo figlio! Mio figlio! Sì, le coccoline, le coccoline! Le coccoline, le coccoline! Ma chi è quel bimbo tutto d'oro d'oro? Ma è l'amore santo di Pepe! Ma vieni in brasa Pepe! Ma vieni in brasa Pepe! Si accomodi! Vieni in brasa Pepe, amore, vieni! Gue! Gue! È felice! È contento! Ma che bei sorrisi che mi fa! Gay. Ma che bei dentini! È una protesi, papà. Oh. Gay. Mamma, voglio la bumba! Bumba, amore, il bimbo assiede! Gay. E la mamma ci porta il biberon con tutte le cose buone, buone, buone che ci mettiamo nel biberon! E un negroni, mamma! Negroni nel biberon! Papà? Sì? Facciamo cavalluccio! Mi piace cavalluccio? Mi aggrada considerevolmente! Sì, lo facciamo, allora via! E cavalluccio, cavalluccio, cavalluccio! Oh, salta al fosso! E cavalluccio, cavalluccio! Oh, salta al fosso! E cavalluccio, cavalluccio! Oh, salta al fosso! Eccoli qua, le bombe sante della mamma! Le bombe buone, 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 buonissime! Ho preso tante di quelle totò dalla mia istitutrice che adesso sono contento di essere il figlio di una buona donna. Tesoro, tesoro, mi ha dato lievemente della mignota. Ma lievemente? Ma brutto, cattivo, appena cenato, ma cattivo che dobbiamo. Ma come 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 cattivo che dobbiamo. Ma cattivo che dobbiamo. Ma come. Ma come. Amore? Sì? Bisognerà cambiare il bambino. Sì, tesoro? Ha fatto un... No! Filippo! Oh, che accade, Filippo? Oh, santo cielo! Filippo, per carità, rianimatevi! Venite su, vieni! Tu vieni in braccio alla mamma, tesoro, vieni, amore, vieni! Resisti, amore, arrivo subito, eh! Fatto cacchina, mamma! Sì, 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 lo so, tesoro, papà si è collassato! Tesoro, facciamo le bombe, adesso, amore della mamma, le bombe! Tesoro, fate qualcosa, sono a disagio! Le bombe santi, amore della mamma, tesoro, sono in apnea! Amore! Facciamo il ruttino adesso, sì, 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 il ruttino santo, il ruttino. Ragioniere Andrei, no, ha sbagliato numero, guardi. È per me, mamma. Oh, un momentino, aspetti, aspetti, eh. Pronto? È diplomato anche. Oh, caro Tortona, come va? No, non mi disturbi affatto, ci mancherebbe. No, 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 per carità. No, sto facendo cavalluccio con mamma. Oh, scusi tanto, scusi. Ma certamente scusi. È un grande onore per me, un vero piacere. Risolveremo il problema quanto prima. Senz'altro, senz'altro, lo sai qui, certo, certamente. Mamma? Sì, caro? Mi daresti il permesso di recarmi al parco a giocare col geometra Tortona? No, amore, al parco è tardi adesso. No, voglio andare al parco! Sì, tesoro.
Sì, sì, tesoro, la mamma ti manda al parco a giocare con i bimbi. Vado a giocare con le mamme dei bimbi. Tesoro, tesoro, accompagnalo tutti, servisse a qualcosa almeno. Oh, santo cielo, ho un figlio di 45 anni. Va al parco col geometra Tortona a giocare con le mamme dei bimbi. Ogni volta che digerisce bisognerà accendere un leasing. Io avverto la polizia, sì. Noi saremmo pronti per andare al parco. Ma è un amore! È un amore! Che c'è? Che c'è quella fascina triste triste? Cosa c'è? Ci sono i problemucci, amore? Cosa c'è? Dillo, papusi e mammusi, se vuoi dirlo, sai. Cosa c'è? Mamma cacchina. No! No! Stavolta vai in bagno! Sì! Ho paura, Filì! Stai calmo, amore! È la tragedia, Filì! Ci ucciderà! No, stai calma, tra poco finirà! Papà! Ho quasi finito! Vieni tu a pulire il totò! Non andare, non andare! Qualcuno di noi deve andare! Non farlo! Lasciami, non è pericoloso! No, Fili! Oh, per carità, Fili! Che è stato? Purtroppo nel disastro il bambino si è salvato. Tesoro, bisognerà fargli fare un po' di ninna nanna, sai? Io vado a prendere una pillolina al mostro. Fagli fare un po' di ninna nanna, santa, sai, tesoro. Sì, amore, sia a prenderti la pillola per dormire. No, la pillola no. La pillola no e la ninna nanna no. Ma è buona, sai, la pillola? No, la pillola no. Sì, ti fa fare tanti bei sogni. No. E poi sogni. No. E cosa sogna il mio bimbo? No. Buona puzza. Ecco. Ma come buona puzza? È buona, sai, la pillola della mamma. No, la pillola la prendi tu. No, sono contrario alla pillola. No, la... è amarogno. No! È dolce la pillola della mamma. Guarda la mamma che arriva! Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. La pillola va giù. La pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Oh, tutto sembrerà più blu. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto sembrerà più blu. I'm puppet instead of man, I'm puppet instead of man. I see the sky, my spinach, I eat, I'm puppet instead of man. Ooh, ooh. I'm puppet instead of man, I'm puppet instead of man. Vai a letto che è già tardi ormai. Dai su nonnino già, che a sta sveglio il lupo arriverà. Why am I, who am I,
sie streit. Andrei. Frunzes ist es weit. Liebe Schillingchen, Severtrinchen und Schillingchen weit. Obelische. Hoffe, Frunzes ist weit. Du belegen sie, aber schon schön. Andrei, amore, sei a ninna? Andrei? Ancora in piedi, vieni subito a ninna che è tardi. No, voglio suonare ancora un po'. No, 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 amore della mamma, ninna. Voglio suonare ancora un po'. Ma che è peggiorato? Suonare ancora un po'. Oh, amore. No, voglio suonare ancora un po'. Andrei, obbedisci? No, voglio suonare ancora un po'. Mammuzzi? Faccio Totò, eh? Non me ne penso. Andrei? Non me ne penso. Andiamo a ninna? Non me ne penso. Lo dico a papà, eh? Non me ne penso. Lo dico a Papuzzi! E chi se ne frega? Lo dico a Papuzzi adesso, eh! Giorgia! Oh, Giorgia! Yeah. Ma perché faccio sta cosa? Boh! It's just a nose, it's all! Dave Giorgia! Tutte le sere faccio questo, non c'entra niente, se non lo sento. Hip Georgia, so mamma. Destra, sinistra, destra, sinistra. Ehi amico, sei stato davvero mitico, stupenda. Mi puoi fare un autografo per piacere qua? Scusa? No, no, qua. No, qua. Oh, qua, thank you. Give me 5, please. Ok, no, più qua. No. Oh, ma no, ma va a dormire, Rocky Roberts, muoviti. Caruccio, fai la ninna, amore della mamma, eh? E basta, ninna nanna adesso. Tu fai la ninna, fai la nanna. No, la ninna nanna, no. Sì, amore della mamma, obbedisci, mettiti giù, eh? Mamma! Amore! Mi metti la sveglia dopo domani? Oh! Andrei, fai la ninna! No, non è vero la ninna! Sì, vuole fare la ninna, fai la ninna! No, la ninna, no, no! La ninna! No, la ninna, no! Sì, mettiti giù! Andrei! Ninna, nanna, ninna! Giulietta! Andiamo a farci un po' di solletico? Avete commesso un'imprudenza! Ti sono mancato? Sapete che non potete salire prima della mezzanotte? Mio marito è di là! Mio marito è di là!
Lo sai che mi piace ancora di più quando fai la preoccupata. Vieni qui. Vieni qui. Sei una gatta selvatica, sei, eh? Devo accudire il bambino. Oh! Accudisci me invece del bambino. Di un po', Giulietta, cosa urli in quei momenti? Tornate più tardi, Italo. Quando disobbedisci avrei voglia di farti Totò come una bambina. Ma poi mi chiedi il bis e io te lo concedo perché io sono buono. Lo concedo sempre. Io te lo cedo, sto cedendo. Na, 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 na. Lo decido io. Mamma. Ah, il bambino? Viene qui. Viene qui. Di un po', Giuliette. Ti ricordi quella volta che l'abbiamo fatto nel portone? Mi smaniava la piccola. Ce l'ho tutto qui in mente, sai, no? Mi va via. Italo, mi fate arrossire come una mandrillotta. Tornate più tardi, farò tutto ciò che desiderate. Che fai, Giulietta? Mi mandi via così senza neanche un bacio. Non è da te, vieni qui. Vai. Oh, Italo! Oh, avete il camion in seconda fila? Non ti preoccupare, parcheggio bene io. Stupida. Anche sei stupida, eh? Niente che. Niente che. Vieni qui un altro bacio, via. Basta così. Porta il mio sapore dentro di te fino a quando non ci rincontriamo, eh? Adesso vai, porgi, da brava. Vai, vai. Stupida. Paro, paro, mio marito, Mamma! Oh, sì, tesoro, sì, amore, la mamma è con te, adesso non succede più nulla. Fai la ninna, fai la ninna, fai la nanna. Ninna, nanna, ninna, oh. Ninna, nanna, ninna, oh. Ninna, nanna, ninna. Mani in alto! Shh! Mi scusi, mi sveglia il bambino, abbia pazienza, con calma. Mani in alto. Urlo piano per non svegliare il bambino. Non cercare di fare la furba con me. Tira fuori tutto quello che hai. Voglio soldi, quadri, gioielli, pellicce, argenteria, calici, coppe. Sottocoppe. Coppette per la Macedonia da sei, quelle col filino d'oro di porcellana. Ho capito, è per una comunione? Per un matrimonio. Vabbè, in tal caso... Muoviti! Altrimenti sai quello che ti aspetta. Ha intenzione di violentarmi? Non ci penso nemmeno. Non mi violenterà? No! Oh, signore, non si batte un chiodo, Stai attenta a come rispondi. Pronto? Basta, grazie, ho agitato abbastanza, anche troppo, forse sì. A chi parla? O se? O se? O se? Vogliono lei? Non ci sono per nessuno. No, guardi, oggi non si è visto per niente. No, non l'abbiamo purtroppo no, dalla finestra? Le spiego. Dice che l'ha vista scavalcare, non so cosa dire. Me lo passi, pronto? Sì, ho finito di là, sì. Se l'ho sgozzata? No, non lei. È di questa che ne faccio. Se resiste la strozzo. Zitta un po'! Ho fatto la bua! Sì, d'accordo. E non dubitare, prendo l'appunto. Al più presto. Cacchio.
Fuori una penna. Scusi tanto, sì, sì. Prego, prego, la penna a sua disposizione. Mi tenga la pistola un momento. Io la pistola? Sì, prendo l'appunto. Il quadro di Rembrandt. Certa maglia. Scusi tanto, non sono pratica, sa? Certa maglia, oh. Certo. Sì, d'accordo. Sì, arrivo col quadro. Oh! Al più presto. Dammi l'indirizzo. E la consegna quando la faccio. Allorosissimo. D'accordo. Oh! Voglio il quadro che avete di là. Quello di Rembrandt. Ma non è di Rembrandt. E di chi è? È di Chirico. Ah, non è il vostro. Ma che buzzurro che è questo? Non fare la furba con me, eh? È mia la battuta. Oh, mi scusi, la dica. Non la dica. Fare la furba con me, ah, eh? Mamma! Dormi! Oh! Cosa muori? Ho sparato al bambino. Senta, mi faccia pazzesco. Finire il mio lavoro, per cortesia. Torni quando il bambino... Voglio finire il mio... Sì, voglio il quadro il bambino... di Rembrandt. Non posso tornare prima di giovedì prossimo. Giù, mamma! Amore, la mamma ha avuto un momento di defiance, mi piace. Giulietta, sei calda? È troppo presto, Italo, andate giù, per carità. Oh, amore, ho dimenticato il pistolino. Oh, tenete, andatevene. Mamma, non do. Sì, amore, la mamma adesso viene, tesoro. Vieni qui. Abbiate pietà, non mi frugoliate. Mi fareste rubare una cosa qualunque. Ancora voi, tenete, andatevene. Mamma. Sì, amore. Voglio la nina nonna. Ora te la canto. E io te la suono. Sozzone? Nina. Che fai stasera? Nina, che traffico! Nina, questa sera chi la do? Io sto sempre qui, eh? Io non mi muovo. Basta così, andate giù, andatevene! Dobbiamo scendere. A che piano va? Piano terra. Scendiamo insieme, allora. Insieme. Sono sveglio, voglio la nina nonna. Sì, te l'ho cantata la nina nonna. Adesso basta, Andrei. No, basta. No, quella. Voglio quella del confettino. No, 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 il confettino. Quella del confettino. No. Confettino, confettino. Andrei, quella del confettino, amore. Basta che dormi, però, Su, amore della mamma mia, su. Quel confettino all'arancio che prima di dormire ti... Mangi tu nel mio pancino goloso, ti prometto mamma non metto più, mamma non lo faccio più, perdonami, perdonami, mamma, no. Scusate. Italo? Italo? Potete salire adesso? Il bambino si è addormentato. Ma lei che non lo so. Dove siete, Italo, per carità? No, ha sbagliato il biglietto. Italo? Lei. No, guardi, ma riguardi il biglietto. Stai calmo, Italo. Guardi che stai calmo. Sono abbonato io. No, te stai calmo, capito? Alza la voce. No, te alzi la voce, stai calmo. Sei capone, allora. No, stai calmo. Ma guardi che è un fatto. Ho detto stai calmo. State l'invito. No, tu stai calmo. Stai calmo, hai capito? Stai calmo, capito? Sono io che ho prenotato i fondi. Il posto è mio. L'ho prenotato io, imbecille. C'ho l'abbonamento io. L'abbonamento ce l'ho io, ho prenotato io. Quattro ore di fila per prenotare quei posti. Idiota, combatti, idiota. Idiota, ho fatto quattro ore di fila per quei posti. La quarta fila l'ho prenotata io, idiota! Da Spinaceto vengo la mattina a fare la fila!
Cretino! Andrei, che succede? Non eri a letto? Non ero a letto! Ho visto tutto, costui è il vostro amante! No, no, no! E io non sopporto che faccia le cosacce con voi! In ogni caso non sono affari tuoi! Vi ucciderò! Essere o non essere, that is the question. Whether 'tis no blind the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them. Ma mi faccia il piacere, mi faccia! Andrei, oh, che avete fatto, Italo? Rimetti immediatamente la testa al signore. Juliet! Non voglio sentire scusi, obbedisci, rimetti immediatamente quella testa al signore. Avanti, dammela immediatamente, avanti, Andrei, guarda che hai combinato. E questa non si aggiusta più, E non so giusto, no, lo scusi tanto, No, 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 niente, signora. Abbia pazienza, sono creature, giocano a volte, senta. Senta, non so giusta più questa, Sarà per un'altra volta, scusi, signora. Scusi tanto, gliela metto qua, senta. Mi scusi, gliela metto qua, senta, mi scusi, senta. Beh, gliela metto qua. Andrei, si fanno queste cose, Si ammazza l'amante alla mamma? Dillo, sono stato cattivo, devo fare il letto, pongo le mani nel tuo corpo. Basta, 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 Juliette! Avete raggiunto il colmo della vergogna! L'ho ammazzato, sì. E passerei sul corpo di chiunque vi sfiori, Juliette. 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 Io vi amo, Juliette. Basta. Basta, basta, basta. Sono stanco di questa pagliacciata, basta. Ho accettato tutto quello che avete voluto. Persino fingermi vostro figlio adottivo pur di entrare in questa casa, Juliette, per guardarvi, avervi qui davanti, Juliette. No, voi no. No, voi non potete capire. Io sono geloso anche di vostro marito. Oggi stesso gli parlerò, che egli sappia al fine. Oh, ma quanti capricci che fate! Oh, scusate! Scusate. No, 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 non lasciamoci prendere dalla passione incontinente. No, mio marito è così coglionazzo. Non si accorgerà di nulla, non capirà, fingiamo ancora. Ancora un poco, Andrei, vi scongiuro, andava tutto così bene. Giulietta. Andrei, amore mio, vi scongiuro, amore. Scusate, devo aver lasciato la testa da qualche parte. Ah, sì, sì, sì. Ah, guardi, deve essere sopra il letto, Grazie, gentile signora, buonasera. Si immagino. Arrivederla. Ah, sì. Juliette. Questa giornata mi ha distrutto. Mi sento come
come una pila scarica, Juliette. Mio dolce amore. Ditemi. Il nostro amore è così grande che dovrà vivere alla luce. E io vi condurrò, regina del mio cuore, alle... Bah. E il nostro sogno sarà un mio lungo un'eternità. Il nostro sogno sarà un mio lungo un'eternità. Stro sogno. Sarà un stro sogno lungo... Ah. Oh, oh, Juliette. Oh, love is all we need. My dream was set us free. Good time. Vieni ad aiutare! Uscite, vi prego! No! Adesso, Argli! Gli parlerò io più tardi! Ringraziate Dio che ho le pile che non parlare! Ma quando tornerò, ne vedremo le lelle! Eh? Le lelle, è uscito così, vado a ricaricarmi le pile! Sto arrivando, Pili! Eccomi! Eccomi, caro, sto arrivando, Pili! Sorpresa! Dov'è? Dov'è l'amore santo di papà? Guarda che cosa ti ha portato papà! Guarda che cosa ti ha portato papà! Ti ha portato l'elefantino, ti ha portato! L'elefantino bello che voleva dalla mamma! Cosa fa la mamma? Dove è la mamma l'elefantino cattivo? Ti ha portato papà! Dove è la mamma l'elefantino cattivo? E l'ha portato papà! Dove è la mamma l'elefantino? Che da portare. Dov'è la creatura? No, stavamo giocando, Fili! È uscito un momentino, ma. Atta venì, paffone! Ha avuto una cacchina difficile, Filippo, e poi sono alcune notti che non dorme! Il povero piccolo avrà paura del buio, Juliette! Avevo pensato a tale proposito. Questa notte lo porterete a letto con voi. Sì, dormirà nel lettone in mezzo a noi due. Il triangolo no, non l'avevo considerato! Juliette! Avevate ragione voi, questo bebè ha risolto tutti i nostri problemi. Mi sento un uomo finalmente rinato, finalmente in grado di amarvi, Juliette, anima mia. Venite qui, lasciatevi baciare. Juliette, aprite! Cielo, il mio amante! Philippe? Sì? Vi dispiace nascondervi dentro l'armadio? Ma perché? Sì, 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 è un po' un classico in queste situazioni, no? Ma perché deve entrare nell'armadio? Vi spiegherò poi, vi darò poi delle spiegazioni. Ma non c'è motivo che io entri nell'armadio. Vi assicuro, vi darò delle spiegazioni, entrate, abbiate fiducia. Giulia, che sarà... gli avete parlato? Calmatevi, Andrea. Quanto deve andare avanti questa menzogna? Vi parlerò con calma. No, sono stufo. Io solo il diritto di avervi. Io sono il vostro amante. E voi mi tradite con vostro marito. Ma è mio marito. E io sono il vostro amante. Ma mio marito c'era prima di voi. Questo non... niente. Chi si tradisce di solito? L'amante o il marito? Di solito il marito. Appunto, voi tradite il vostro amante con vostro marito. Chi sono io? Un momento. Se voi mi tradite col vostro amante, io sono vostro marito. Voi siete l'amante di mio marito.
questa bisogna rifarla. È uscita fuori una confusione tremenda. La rifaccio. Ti facciamo un momentino, Mio marito è l'amante di vostra moglie. Mia moglie è l'amante di vostro marito. Giulietta, aprite! Sì. Salto la porta. Va bene. Cielo, il mio amante? E fin qui ci siamo, no? Giulietta, aprite! Cielo, mio marito? Vi dispiace nascondervi dentro l'armadio? Oh, sì. Adesso va bene, no? È l'amante che va dentro l'armadio. Va bene. Entrate, per carità, subito vi darò poi delle spiegazioni. Che sarà di me? Giulietta, finalmente mi spiegherete perché. Giulietta, aprite! Cielo, il mio amante? Vi dispiace nascondervi dentro l'armadio? Ancora? Sì, entrate, per carità, subito vi darò poi delle spiegazioni come al solito. Allora gli avete parlato, Giulietta? Ascoltate, Andrei, ascoltate che cosa devo dire. Giulietta, aprite! Cielo, mio marito! Mi dispiace nascondervi nell'armadio! Io? Sì, vi spiegherò poi. Sì, dentro l'armadio, non capisco perché dentro l'armadio. Sempre io, una volta per uno. Oh, finalmente adesso direi tutto a Papussi! Ma che Papussi e Papussi! Sì. Cielo, Cielo, la mia amante! Mi dispiace nascondervi nell'armadio! Oh, finalmente adesso mi direte la verità! Giulietta, aprite! Cielo, mio marito e il mio amante in una botta sola! Nascondermi dentro l'armadio? Io a me? Che c'entro io dentro l'armadio? Sì, entro, farò come fanno tutti. Entro, mi supplico. Che ci facciamo qui dentro noi tre? Aprite! Cielo, il pubblico! Mi dispiace nascondervi tutti nell'armadio! Calma. Calma, calma. Calmatevi, baffo! Calma, per carità, calma. Gli parlerò. È giusto che mio marito sappia finalmente la verità. Io non voglio protrarre ancora questa menzogna che mi umilia così tanto. Philippe, caro! Philippe! Uscite di lì! Philippe, caro, io voglio eliminare ogni equivoco fra noi. Insomma, non so cosa vi siate messo in testa, ma non è giusto. Non è giusto che voi rimaniate così, nell'ignoranza. Ah! All'anima dell'ignoranza! Philippe, sapete già tutto. Che cosa? Philippe! Sì? Io sono l'amante di vostra moglie. Ho finto questa parte da pupodolone unicamente per entrare in questa casa, strapparla a voi e farla venire con me. Holly! No, non è vero. Non è vero e non vi credo. Che diritto avete di spezzare così la mia esistenza? Sì! Il mio rapporto con Juliette non sarà felicissimo, ma mai... Lei potrebbe farmi una cosa del genere, se è un vigliacco, se è un mascalzone. Mia moglie rimarrà con me. E tu menti. È la verità. Non ci crederò mai. Lo vedrete. Mia moglie resterà con me. Oddio, lo carica. Vai. El dolor de la quena trafita.
Ai. Il matraffitto nella chiena. Olè. Hai cazzuarte! Hai cazzuarte! La Madonna è troppo bassa. Io tengo a stare un pochetto più alto. Se no non riesco. Hai che suerte, maledetta! Adesso sì. Il matraffitto, la chiappetta! Olì! Noi propriamente traffitto la chiappetta. Non propriamente, propriamente la chiappetta. No, ma come si può vedere se giro le terga da retro e leggermente più in su? Olè. No, questo può essere precisi. Olè. Io che tenevo un dolore reumatico nella schiena, ma pure mi ha trafitto nella schiena. Ariolè! Oh, no, 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 no. Emma, Helen. Ho trappito nella china. E me lasciano da solo a morir. Olè. Mira un po' se una... È una prova. Mira un po' se una... Che è stato trafitto nella china. Oppure deve morire da solo. Frum, olè. Non mi piace.
E stanno tre fitte in da schiena. Hanno tre fitte scurnacchiata. Spagnolo è più... Lo spagnolo è... E mi lo hoilo! E mi lo pote uno che è dato tra la fitta nella schiena! E ma pure deve morire da solo! Olè! E non arriva ningun! Me muero! Io me muero! Me muero! Tacca! Me muero! Come un buono che avrò corruto trafitto nella chiena, non nella chiappetta, ma leggermente vinto nella chiena. Io come un buono che avrò corruto me muero. Me muero da solo! Me muero da solo! No! Io me muero! Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Stia tranquilla, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte. Beh, io sono un po' qui per questo. Beh, non sarà poi la morte di nessuno, no? Era tanto allegro. Era tanto becco, specie negli ultimi anni. Prima o poi capita a tutti. Di essere becco o di morire? Faccia lei.
finché siamo in ballo, dobbiamo ballare. Come si dice? Oggi a te, domani a lui. Siamo tutti nella stessa barca. Mi scusi. È stato già detto, siamo nati per soffrire? No. Siamo nati per soffrire. Prego. Tocca a me? Prego. Siamo fatti di carne ed ossa, signore. Anch'io, grazie. E lei? Abbastanza, grazie. I suoi tutti bene? Abbastanza bene, grazie. Oddio, la mamma ci preoccupa un po', ma quello si sa. La mamma è sempre la mamma. Di mamma... Ce n'è una sola. Ecco, sono tre. Se ci dice la terza, ci sbrighiamo subito. Sono tutte belle le mamme del mondo. La vita è fatta così. Oggi sai dove sei, domani non lo sai. No, guardi, secondo me la vita va presa con filosofia. Sì, è vero. Oggi come oggi, la vita non è più come una volta. No. Io mi domando e dico, di questo passo dove andremo a finire? Non esiste più la mezza stagione. Ehi, mi trovi una mezza stagione qualunque, io gliela pago oro. Si passa dal freddo, al caldo. Non sai mai che cosa mettere. Esatto. No, guardi, secondo me è tutta colpa del buco dell'ozono. Ma di tutti quei missili che mandano per aria. Oh, l'ombrello spaziale. Da quando hanno fatto l'ombrello spaziale, non piove più. È vero. Si stava meglio quando si stava peggio. Sacrosanto, no? Guardi, poi oggi le città sono diventate invivibili. Sì. C'è traffico a tutte le ore. Un parcheggio. Lei mi trovi un parcheggio. È più. Mi trovi un parcheggio. È più. Mi trovi un parcheggio. È più il tempo che passi in macchina che... No, la lascerei sospesa questa. Senza un finale. In città soltanto d'estate. È vero. Quanto è bella la città ad agosto. Perché non c'è nessuno, allora te la godi. Allora te la godi. Secondo me il mese d'agosto è il peggiore per andare in vacanza. Il mese d'agosto anche il posto più bello diventa brutto. In coro? Per la gente che c'è! Lo vuole un consiglio, signore? Volentieri, caro. Giugno e settembre. Sì, eh? Per andare in vacanza, i mesi migliori. Giugno e settembre. Sono i mesi migliori, eh? E sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. E non esiste più la mezza stagione. E si stava meglio quando si stava peggio, no? No, guarda, se tu oggi cerchi un impiego, tu non vai avanti se non hai una poderosa raccomandazione. Ma di qualunque colore, bianco, rosso, nero, la politica dappertutto è un magna, è un arraffamento, per carità. Parlano, chiacchiere, parole, fatti. Niente. E poi litigano tutti insieme, si riempiono la pancia, falsi, per carità.
Ma tu guarda i concorsi per un posto pubblico. Si presentano in 5.000, per quanti posti? 3. Non esiste più la mezza stagione. Una volta era diverso, una volta, ma i sapori di una volta. Adesso vai a mangiare qualunque cosa, Milla, perra, pesca, susina, banana, ha tutte lo stesso sapore. Acquetta! E coloranti, e conservanti, e falsificanti, veleno, veleno. E le tasse? Sì. E le tasse chi le paga? Chi le paga? Noi. Voi. Mica quelli che ci hanno gli elicotteri. E c'hanno le proprietà. Metodi. E mica quelli che ci hanno le macchine. Ma per carità. Metodi, se una donna può uscire da sola di sera in città. Ci ho provato tante volte, niente. Le città oggi sono giungle. Bronx. Non esiste più. La mezza stagione. Abbia pazienza, questo è un concetto che ho già enucleato in precedenza. Mi lasci enucleare nuovi giovani concetti, la scongiuro, Mi lasci progredire. Non esiste più religione, ma i giovani di adesso si baciano per strada, arroganti, le parolacce, sporchi! Non esiste più la mezza stagione. È tutta colpa del buco dello zoo. Si stava meglio quando si stava peggio. Il buco dello zoo. Trovi il parcheggio. Non esiste la mezza stagione. Trovi il parcheggio. Mezza stagione. Buco dello zoo. Trovi il parcheggio. Mezza stagione. Commissario, ha saputo? Sì, un duello, mio marito, il mio amante. No, fortunatamente è morto mio marito, mancherebbe. Cosa? Una denuncia? No, vede commissario, si è trattato di una corrida. Sì, mio marito faceva il toro, sì. Toro poi giusto per le corna, perché per il resto mucchetta proprio. Una vita di latte alle ginocchia, mi creda. Cosa? Lei vorrebbe venire per le indagini? No, commissario, ascolti, non mi sento in questo momento. No, purtroppo, non insista, commissario, non mi sento in questo momento. Ah, lei verrebbe stasera? Stasera meglio. Bene, allora ci vediamo stasera da me. Una cosina leggera e due fascioli con le coti che non di più. Non mi sento. Mi scusi, commissario. Lei verrebbe solo un paio di carabinieri. Ecco, anche tutto il corpo può portare dei carabinieri in questi momenti, consolerebbe, sa? Sì. Bene, allora aspetto lei, una
ventina di carabinieri. E già che c'è, mi metterebbe anche un paio di corazzieri belli altini, solidi, sì? E senta, mi aggiunge anche un paio detti di prosciutto cotto, tagliato fino, 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 un'ostia proprio, sì? Oddio, mi scusi, commissario, mi scusi. Oddio, Dio, Dio, Filippo è morto. Io non lo rivedrò mai più. Filippo è morto. E adesso chi, Filippo? Ma chi se ne frega? Juliette, anima mia, venite qui, Juliette. Finalmente, Juliette. Juliette, mi pare un sogno. Voi ed io qui, finalmente soli. Andrei, non vedete nulla? Certo che vedo. Vedo la gioia nei vostri occhi. Oggi siete più luminosa che mai. Oddio, oh, ma la nostra vita cambierà finalmente. Dio. Io sono così felice da quando voi siete entrati in questa stanza. Anch'io, Juliette. Siete adorabile quando ridete. Andrei, sta succedendo una cosa straordinaria. Voi non potete capire? Certo che posso capire, piccola mia. No. Certo che posso capire, piccola mia. No. No, non temete. Noi non calpesteremo la memoria di vostro marito. Philippe sarà sempre qui con noi. Sarà sempre con noi, sì, oh mio caro. Ora potremo amarci completamente. Sì. Però ditemele in faccia queste cose, Juliette. Abbracciatemi, coraggio. Andrei, voglio confidarvi un segreto. Ora che Filippo è morto, ho finalmente trovato un marito. Non chiedetevi il perché di questa storia. Apparentemente una storia come tante altre. Ma voi l'avete vissuta ai confini della realtà. Diario del capitano, data astrale 45 gamma punto 9. Enterprise Cigno è entrata in contatto col pianeta Terra. Abbiamo osservato una storia di tre umani che dista ormai 4.000 anni luce. Enterprise Cigno dirige ora la sua rotta verso pianeta sconosciuto. Capitano Kirk, equipaggio Cigno. Siamo in rotta verso pianeta sconosciuto. Confluire alla sala comandi, ripeto. Equipaggio Cigno, confluire alla sala comandi. Ulla, mi mandi C-26 e venga anche lei, è urgente. C-26 a rapporto, capitano. Bene, C-26. Rilevare coordinate astrali, posizione Cigno. Posizione Cigno 45 gradi, astalfa 46, ovest gamma. Grazie, orecchione. Scusami.
scusi. Grazie C26. Effettuato rilevamento barometrico? Affermativo, capitano. Controllo pressione stanziale? Affermativo, capitano. Capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Capitan, andiamolo a salvare. Quel poverino per rimanere a galla. Capitano! Registrato. Ulla, ho portato le maschere antigas. Bene, così stanotte potremo dormire col gas aperto. Capitano, inserisco rilevatore laser? Affermativo. Mi scoscio? Mi scosto? Affermativo. Mi ami, caro? Affermativo, Ulla. Bene. C26? Le devo parlare. Sono tutto orecchi. Allarme, capitano! Allarme, capitano! Corpo estraneo in avvicinamento! Rischiamo la collisione! Identificare la rotta! Identificare la rotta! Viene giù a rotta di collo! Invertire la rotta! Rotta invertita! Attenzione, 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 allarme cigno! Oggetto non identificato in rotta di collisione! Oggetto non identificato in rotta di collisione! Sintonizzarsi su frequenza BB7! Frequenza BB7! Allarme, capitano! Pannello comandi fuori uso! Predisporre pannello d'emergenza! Presto, capitano, si sintonizzi sul pannello d'emergenza! Capitano, avverto una certa reazione elettrolitica in atto. Confermo reazione, Ulla. Oggetto B6 modificato da misura F40 a misura F80. Complimenti, capitano! Complimenti, una frustadina? No, no, negativo, ho da fare. Bene. Stazione spaziale di Kate, lancia segnale di soccorso con priorità 1. Inserire F14 su C21. C21, niente. Allora C22. C22, colpito e affondato. Attenzione, attenzione, prossima deflagrazione cigno. Corpo celeste in campo magnetico a 4. Allarme, attenzione, attenzione, allarme. C26, ristorino prima della deflagrazione. Grazie, Ulla. Attenzione, attenzione, prossima deflagrazione cigno. Allarme, attenzione, attenzione, allarme. Tio Coffee? Coffee, Ulla. Latte C26? Ullala! Ulla, ritiri i pantaloni in tintoria, è urgente! Registrato, capitano! C26, deviare cigno su A24. A24 interrotta nel tratto Chieti Prato La Peligna per lavori in corso. Attenzione, attenzione, emergenza cigno, attenzione, emergenza cigno. 20 secondi alla collisione. Capitano, è la fine. È la fine della storia. Cigno sta morendo. La meteora ci distrugge. Abbandonare la nave. Cigno muore. Abbandonare la nave. Attenzione, attenzione, emergenza cigno. 10 secondi alla collisione. 9, 8, 7, 6. Scusa, Mary, l'Empoli è passato in vantaggio. 5, 4, forza che il tempo scade. 3, 2, 1. Cigno è scomparso per sempre. È la morte del cigno.